Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato ad Halloween. Io sono anche in compagnia di questa fantastica strega che avevo comprato a Triora. Questo in realtà è un portafortuna, è una strega molto simpatica, però in realtà nel video di oggi io vi volevo parlare della vera storia della strega di Blair. È una storia molto particolare. La donna che è stata accusata di essere la strega di Blair si chiamava Ellie Kidward ed era una donna molto anziana che viveva appunto a Blair. Alcuni bambini l'avevano accusata di stregoneria. Fu processata, fu condannata e fu mandata via dal villaggio. In una notte molto fredda, in inverno, fu, diciamo, lasciata nel bosco, fu legata e fu abbandonata lì. Il suo corpo però non fu mai stato ritrovato. Poi, anni dopo, i bambini che l'avevano accusata di stregoneria sparirono nel nulla e non furono mai più ritrovati. Successivamente, altri bambini sparirono. Più avanti, nel 1825, ci fu la sparizione in particolare di una bambina di 10 anni che non fu mai stata ritrovata e molti testimoni hanno giurato di averla vista rapire da una mano, diciamo una mano scheletrica, una mano di fantasma. E quindi si è pensato che ci fosse una maledizione e che fosse il fantasma della strega di Blair. Si decise addirittura di non nominare mai più il nome di Ellie Kidward, ma poi alcuni corpi furono ritrovati legati, sventrati e quindi insomma si aprirono le indagini che durarono molto a lungo e tutte queste indagini portarono ad un colpevole, un uomo che confessò l'omicidio dicendo di aver agito su richiesta del fantasma di una donna anziana che si aggirava nel bosco e quindi da qui cominciò appunto la leggenda della strega di Blair. Poi nel 1994, quindi molto più avanti, tre studenti decisero di indagare su questa strega di Blair. Entrarono nel bosco, fecero delle registrazioni, volevano cercare in qualche modo le prove dell'esistenza di questa strega, ma sparirono tutti e tre perché i loro corpi non furono mai stati ritrovati. Fu invece ritrovato un borsone con all'interno delle registrazioni che andavano a rappresentare e riprendere gli ultimi giorni che loro avevano passato nel bosco. Inoltre, nel bosco ancora oggi ci sono dei cumuli di pietra che sono praticamente dei monumenti funerari, ci sono delle particolari lavorazioni in legno appese agli alberi che andrebbero a rappresentare delle figure e secondo alcuni sono un avvertimento della strega di Blair che praticamente vuole intimidire qualsiasi persona provi ad addentrarsi nel bosco, quindi in qualche modo lo vuole mettere in guardia. Questa è la storia molto brevemente della strega di Blair. Hanno fatto anche un film dedicato alla strega di Blair che io ho visto al cinema tanti anni fa, ma che devo essere sincera non mi era piaciuto per niente. Quindi io non me la sento di consigliarvelo perché a me sinceramente non era proprio piaciuto, però sappiate che comunque esiste un film sulla strega di Blair che in particolare riprende la storia di questi tre studenti che sono spariti nel bosco. Fatemi sapere nei commenti se credete a questa leggenda, se credete a questa storia, se conoscevate la storia della strega di Blair. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.